dell'urlo con il quale gli 80.000 della linea. Parte traversione, Schillaci va a coordinarsi per l'immediata battuta sul fondo e l'avvio è promettente. Sì, molto bravo. Anche se Tabarez non si è sbilanciato, la tattica della squadra per questo inserimento di Bergomi atteso in stazione. Arriva Giannini, la palla è per Schillaci, ma il gioco è fermo. Giudicato irregolare l'intervento di Giannini, che forse si è aiutato con un braccio toccando il pallone con lo stesso. Il colpo di testa di Baggio, la palla per Schillaci ed esce il portiere Alves a bloccare. Molto bello il controllo di petto di Schillaci a tagliare fuori il diretto. Parabola molto alta. Schillaci esce a quarto. Parte il lancio ancora a cercare Maldini, c'è il colpo di testa di Saldana. Il gioco è fermo, riprenderà con un calcio di punizione per l'Uruguay. Sinistro, colpo di testa di Perri. Ammonizione intanto. Baggio. Era di seconda, molto attento. Esatto, ha segnato il suo primo gol con la maglia azzurra. Ancora Pereira. Interviene Berti e poi c'è un buco sulla sinistra, ecco Baggio. Su Baggio si porta Pini e De Agostini, palla in profondità sulla quale la punizione. C'è questo pallone pericolosissimo in area. Va al tiro Aguilera e Zenga è pronto. Il controllo all'indietro di Dominguez, l'intervento di Baggio su di lui, poi De Napoli è fermato ancora da Gutierrez. Parte il destro a cercare ancora Saldana, il quale non fa combinazione. Parte il traversone, riesce a colpire di testa. Ottimo lavoro di De Napoli, parte il traversone d'esterno e c'è il Giannini fuori gioco. Di Baggio, poi l'incarico a Perdomo, c'è il colpo di testa, parte il pallone che si innalza per una deviazione, c'è Aguilera e ancora un tocco di un molto alta, saltano in parecchi, si gira bene Baggio e poi viene sgambettato da Perdomo. Ammonizione per Perdomo. Perdomo era già stato ammonito, se l'Uruguay passa, che ha un sinistro molto insidioso, la palla invece per Schillaci che batte coraggiosamente nonostante il tentativo di ostacolo di un avversario, palla sul fondo, tenta di andare via e viene attaccato da Berti, attenzione anche Berti viene a sbagliare al guardaline, ha visto evidentemente una posizione irregolare di qualcuno, lo vedete fermo. Maggio era già andato davanti a tutti i difensori, mentre De Agostini ha cercato di servire Schillaci, purtroppo però Baggio uscire dalla tana di avversari, Baggio viene. Rivediamo il fallo di Uruguayani. Parte il tiro di Ferri e alto. C'è però una deviazione, quindi angolo per gli azzurri. Poi la palla è giocata, Resi, pallonetto in profondità. Palla colpita di testa da Fonseca, va al tiro Fonseca e c'è calcio d'angolo. Zenga sul cross di Aguilera. La profondità è intervenuto De Leon, poi c'è Agostini. Baresi. D'altra parte nel calcio succede molto che stia per entrare in campo. Tra lunga distanza c'è questi laci, vedete il raddoppio prontissimo degli avversari, il calcio di punizione per il fallo di Saldana su Totò Schillaci inquadrato. Converge, riesce a scaraventare in mezzo Giannini, arriva anche Francesco, ecco ancora Giannini di prima in profondità. Altro campo, c'è l'inserimento di Schillaci, miracolosa parata di Alves. Schillaci ha avuto un guizzo formidabile. Era lancio per Fonseca, area al centro, palla fuori, si coordina Giannini, il tiro è sporco. Battuta sollecitamente la punizione, inserimento di Giannini, niente da fare, ma c'è calcio di punizione.
palla De Agostini, miracolo di Alves, grande tiro di De Agostini, grandissima parata di Agostini, aveva calciato molto bene di collo pieno, la palla era anche tesa ed era a fil di palo. Alves ha salvato la sua porta con Nimi, c'è il colpo di testa di Serena, ancora Serena, e a terra poi Serena, viene col portiere Alves, bravissimo Maggio, palla in area, colpo di testa di Ferri, Maggio. E poi c'è Schillaci, gol di Schillaci, prodezza ancora di Totò Schillaci, e vedete le... Franza Gutierrez dà in profondità e c'è il contatto fra Sosa e Bergomi, e vedete Schillaci che ha ancora una felice intuizione, lo anticipa, prova dalla lunga distanza il tiro insidioso, Zenga in angolo, bella conclusione di Perdomo del Genoa. Maldini, Schillaci a cercare Sosa, è veloce, la distanza era guardevole, e vedete che Zenga quando tira così da lontano, porta vuota, palla fuori per De Agostini, serie di deviazione, poi incredibilmente il pallone termina in calcio d'angolo. Dominguez, ancora scatto fulmineo, c'è Serena che va altissimo assieme a Alves, poi cadendo si fa male Serena, prova ancora Perdomo alto. Intanto è entrato in campo Alzamendi, un'altra punta al posto di Ostolazza, palla che carambola lì, poi ancora una palla per Serena che si gira bene, viene messo giù. Fallo su Schillaci. Corno per Vjerkovod, percussione di Vjerkovod, calcio di punizione di Perdomo. Larga Schillaci, la palla è lunga, Serena, ed è gol di Serena, gol di Aldo Serena, si è fatto trovare puntuale all'appuntamento Serena, e come diceva Mazzola, Vicini l'ha azzeccata ancora una volta. Ebbene, Vicini ha indovinato la mossa giusta al momento giusto, soprattutto secondo me ha portato un gruppo. Sosa, al limite, messo giù, calcio di punizione. Palla che termina lo specchio della porta, vedete che il pallone in tasca, è stata una partita lunga, ne finge il tiro Francesco, li mette giù il pallone, lo dà in profondità, largo per Alzamendi, Alzamendi cerca spazio sul fondo, poi scaraventa, pallonetto ribattuto, è figata ai rigori a spese, come Varesi che è di livello di statura mondiale.